Lei mi stava dicendo la verità a Baltimora, signore. Per favore, continui. Ho letto i rapporti sul caso, e tu? Tutto ciò che ti serve per trovarlo è proprio lì, in quelle pagine. Allora mi dica come. Prima regola, Clarisse. Semplicità. Leggi Marco Aurelio. Di ogni singola cosa chiedi che cos'è in sé. Qual è la sua natura? Che cosa fa quest'uomo che cerchi? Uccide le donne. No, questo è accidentale. Qual è la prima, la principale cosa che fa uccidendo? Che bisogni soddisfa? Rabbia. Essere accettato socialmente. Frustrazione sessuale, signora. No, desidera. Questo è nella sua natura. E come cominciamo a desiderare, Clarisse? Cerchiamo fuori le cose da desiderare? Fai uno sforzo prima di rispondere. No, solo che... Il desiderio nasce da quello che osserviamo ogni giorno. Non senti degli occhi che girano intorno al tuo corpo? E i tuoi occhi non cercano fuori le cose che vuoi? Va bene, sì. E ora, per favore, mi dica come... No. È il tuo turno di parlare, Clarisse. Le tue ferie sono finite ormai. Perché hai lasciato il ranch? Dottore, non abbiamo più tempo per queste cose. Noi non calcoliamo il tempo nello stesso modo, vero, Clarisse? Questo è tutto il tempo che avrai sempre. Più tardi? Senta, per favore, mi ascolti. Abbiamo solo cinque... No! Ascolterò ora. Dopo l'omicidio di tuo padre eri un'orfana, avevi 10 anni. Sei andata a vivere in un ranch con pecore e cavalli nel Montana. E? E una mattina sono semplicemente fuggita. Non proprio, Clarisse. Cosa ti ha spinto? A che ora sei partita? Presto, era ancora buio. Poi qualcosa ti ha svegliato, vero? Era un sogno? Che cos'era? Ho sentito uno strano rumore. Cos'era? Era un grido. Una specie di grido come la voce di un bambino. E che hai fatto? Sono andata di sotto, fuori. Mi sono avvicinata furtivamente alla stalla. Avevo tanta paura a guardare dentro, ma dovevo. E che hai visto, Clarisse? Che hai visto? Gli agnelli. Stavano urlando. Stavano macellando gli agnellini? Urlavano come pazzi. E sei corsa via? No. Prima ho tentato di liberarli. Ho aperto il cancello del loro recinto, ma non scappavano. Rimanevano lì, confusi. Non scappavano. Ma tu potevi e l'hai fatto, vero? Sì. Ne presi uno e corsi via il più velocemente possibile. Dove volevi andare, Clarisse? Non lo so, non avevo cibo né acqua e faceva molto freddo, molto freddo. Pensavo che potevo salvarne almeno uno, ma era pesante. Pesante. Riuscii a fare solo qualche miglio. Lo sceriffo mi trova subito. Il proprietario era così in collera che mi mandò a vivere all'orfanotrofio luterano a Bosman. Non vidi mai più il ranch. Che ne è stato del tuo agnello, Clarisse? Lo uccise. Ti svegli ancora qualche volta, vero? Ti svegli al buio e senti il grido di quegli innocenti. Sì. E pensi che se riuscissi a salvare la povera Catherine, potresti farli smettere, vero? Pensi che se Catherine vive, non ti sveglierai nel buio con quell'orribile grido di quei poveri esseri innocenti? Non lo so. Non lo so. Grazie, Clarisse. Grazie. Mi dica il suo nome, dottore. Il dottor Chilton, suppongo. Penso che vi conosciate. Ok. L'abbiamo trovato. Andiamo! È il suo turno, dottore. Fuori! Mi dica il suo nome. Mi dispiace, signora, ho degli ordini. Devo far salire su un aereo. Coraggiosa, Clarisse.
Me lo farai sapere quando quegli agnelli smetteranno di gridare, vero? Mi dica il suo nome, dottore! Clarisse! Il questionario. Ehi! Arrivederci, Clarisse.